Oggi il tema è sicurezza stradale ed è stata creata un'associazione fondata per Emanuele Teresi, che è morto in un incidente stradale. Quindi è stato organizzato questo evento per ricordare e non dimenticare. Sono Giovanni Teresi, papà di Emanuele, un ragazzo andato via a seguito di un incidente stradale il 4 giugno del 2009. Noi, come tanti genitori che proviamo il dolore più grande che la vita possa riservare, è quello di accompagnare un figlio nell'aldilà. E a differenza di tanti che si chiudono nel dolore e non dando spazio a quello che è vero il senso dell'amore, noi abbiamo deciso che attraverso questa associazione, attraverso una miriade di progetti che servono per sensibilizzare i giovani, ma servono soprattutto a far capire ai giovani che non solo devono essere prudenti loro, ma come nel caso di Emanuele, che era un trasportato, quindi poco è servito che lui veniva dalle abitudini di famiglia di stare attento, di rispettare il codice della strada, c'è stato colui che non l'ha rispettato e gli ha fatto perdere la vita. Allora, il senso di questi progetti è non solo rendere sicura la nostra città, le nostre strade, ma è soprattutto sensibilizzare gli altri al rispetto delle leggi, perché rispettare il codice della strada, io non lo finisco mai di dire, significa legalità. Legalità non significa solo rispettare il codice penale, ma significa rispettare anche il codice comportamentale, oltre al codice della strada. Valori che ormai sono persi, i ragazzi purtroppo fanno uso smisurato sia di alcol che di droga, è una società che va allo sfascio. Allora penso che ancor più chi conosce il dolore e la perdita di un figlio, ma come ogni buon padre di famiglia, deve avere l'obbligo di custodire al meglio il prosieguo della vita dei nostri giovani e soprattutto a ripristinare quello che si è perso, che sono i valori, perché attraverso i valori abbiamo e siamo certi di avere una società migliore. Scopo dell'associazione fondata per Emanuele Teresi è dunque sensibilizzare i giovani alla guida prudente e alla sicurezza stradale, quindi non danneggiare se stessi e neanche gli altri. Io credo che il mondo dell'associazionismo è fatto di tanti operatori che credono nella possibilità di migliorare il mondo in cui si vive. Devo dire che non tutto l'associazionismo, tuttavia, va guardato alla stessa maniera. Quando vedo un impegno che nasce da un genitore, quando vedo un impegno che nasce dalla famiglia, ecco, quello è il momento in cui, come dire, ognuno di noi credo sia chiamato a mettersi sull'attenti di fronte ad un impegno che tante volte la famiglia prende in prima linea in funzione anche del dolore che ha vissuto, sostituendosi persino allo Stato e alla politica. Allora credo che quelle siano le occasioni in cui tutti insieme dobbiamo fare un passo indietro per fare tre passi in avanti, provando a coinvolgere, come oggi viene fatto a Campofiorito, l'amministrazione, le forze dell'ordine, quelle parti sane della società civile che, a partire dall'esperienza portata avanti dall'associazione costituita appunto per Emanuele Teresi, possono rappresentare un messaggio importante, un messaggio che è rivolto ai giovani soprattutto, a quei giovani che talvolta, malgrado un comportamento di piena coscienza, di pieno rispetto delle regole, si trovano catapultati di fronte a qualcuno che invece quel rispetto non ce l'ha. E allora fare informazione, fare sensibilizzazione, arrivare poi, come in questo caso, a gesti concreti, come è quello che si sta facendo attraverso l'associazione costituita per Emanuele, legato in questo caso all'acquisto di un'apparecchiatura importante che è stata donata prima all'Arma dei Carabinieri di Giuliana, oggi a quella di Campofiorito e così a Bisacquino e così ancora in altri territori. Credo che sia un gesto importante attorno al quale deve stringersi la solidarietà di tutti i cittadini. Oggi in questa struttura si è organizzato un evento teso alla sensibilizzazione di tutti coloro che stanno alla guida e soprattutto dei giovani, che molto spesso sono incoscienti e creano un danno non soltanto a se stessi, ma anche agli altri. Esattamente, oggi qua finalmente, dico finalmente, stiamo organizzando un momento
che porta, diciamo, in evidenza e mette in evidenza quella che è la problematica degli incidenti stradali e di tutto quello che ruota attorno. Un problema che è stato, diciamo, sottovalutato, ma che non va sottovalutato neanche in un paese di provincia come il nostro, perché succede spesso sentire il sabato sera che c'è stato qualche incidente che coinvolge i nostri giovani. L'opera di sensibilizzazione va fatta a partire dalle scuole e mi permetto di dire, di aggiungere, che va fatta soprattutto cercando di sensibilizzare i genitori di questi giovani, che ad oggi risultano un pochettino così resti a entrare nel problema. Colgo l'occasione io per ringraziare il dottore Teresi che ha organizzato e che ha voluto fortemente questa manifestazione. Oggi finalmente il nostro territorio, il nostro piccolo comune, sarà consegnato tramite la stazione dei carabinieri uno strumento che è fondamentale, è uno strumento come un defibrillatore, che è uno strumento salva vita. Quindi partendo da questo cercheremo di continuare l'opera di sensibilizzazione per cercare di mettere davanti al problema, diciamo, non solo i giovani ma anche i genitori che la sera rimangono a casa. L'educazione stradale non deve partire soltanto dai giovani, ma principalmente dagli adulti e soprattutto dai genitori di coloro che stanno alla guida. Sì, giustamente da parte nostra cerchiamo di educare i ragazzi che escono con noi a un comportamento consono. Non è sempre che normalmente sulle strade riusciamo a trovare persone che si comportano in maniera educata. Il nostro compito è quello di far sì che ogni giorno, quando abbiamo 5 minuti di tempo libero, ci riuniamo e facciamo in modo che questo nostro uscire sia in sicurezza, e non comportare problemi agli altri e soprattutto agli utenti della strada che incrociamo quando siamo in mezzo alle montagne per passare quei 5 minuti di tempo tra di noi. Sensibilizzare i giovani e anche gli adulti. Credo che questo rappresenti il modo migliore per creare sensibilizzazione, non soltanto attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione, ma attraverso attività pratica. Loro lo fanno avvicinando i giovani allo sport. Credo che debba essere questo lo spirito concreto per riuscire a fare prevenzione. D'altra parte tante sono le storie di giovani le cui storie di vita sono state interrotte bruscamente ed ingiustamente. Allora è necessario porre in essere una legislazione regionale che vada incontro a questo genere di problematicità, è necessario far intervenire il Parlamento nazionale, ma è importante coinvolgere l'associazionismo e chi nei territori comune per comune riesce a fare delle cose concrete perché si possa davvero riuscire a fare prevenzione. Ogni volta che si salva una vita, ogni volta che si creano le condizioni perché un incidente non venga consumato, quella è una grande vittoria per ciascuno di noi. Sono Enza Maria Scaturro, mamma di Emanuele Teresi. Ho iniziato a fare questa ceramica da 3 anni, è il motivo per cui io la mattina mi alzo. E spendo tutto il giorno nel mio laboratorio di casa per cercare di creare queste opere, sono tutte una diversa dall'altra e cerco di creare proprio quello che mi ispira il cuore. Lei passa la maggior parte del suo tempo libero a creare opere in ceramica, qual è lo scopo? Sì, lo scopo nasce dopo il lutto che abbiamo avuto di mio figlio Emanuele. Dopo un paio d'anni ho iniziato a occupare il mio tempo nel creare queste opere e soprattutto per far sì che il ricavato della vendita di tutte queste opere possa dare un sorriso a chi veramente lo chiede, a chi ne ha bisogno. Dal bambino desideroso di andare in un parco giochi o in una casa famiglia che ha bisogno di un televisore o anche di un comune che è distante da un ospedale e ha bisogno di un defibrillatore, noi con questo piccolo cerchiamo di dare questo aiuto veramente per dare un sorriso o per dare la vita. E tutto questo non ha uno scopo o una fine ben precisa se non quello di aiutare gli altri. E
questo perché è quello che fanno con l'acquisto di queste opere, è quello che loro aiutano me, perché mi fanno occupare la giornata e, ed è il modo in cui io passo tutte le giornate nel mio laboratorio di casa, proprio per cercare di creare queste cose, per cercare appunto di donare un sorriso.